Io tendo un po' ad umanizzarli, quindi lui è un bambino, nel senso che lui da terra è un pacioccone. I cavalli sono per te? Vita. Questo è quello che io insegno. Non mi piace pensare che un mio allievo deve essere in competizione con un altro mio allievo, perché io come insegno a uno, insegno all'altro. Quindi loro devono essere sempre uniti, infatti loro cercano sempre di aiutarsi. Se magari uno arriva in ritardo, quello prima gli sale il cavallo, perché può succedere l'imprevisto. Quindi per me la squadra è fondamentale, molto. Un tuo pregio in sella? Pregio in sella? Oddio, io sono molto critica con me stessa, quindi darmi un pregio da sola, forse voler essere molto precisa, la posizione. Un tuo difetto in sella? Brutto gesto in parabola. Senti, presenta il tuo cavallo come se fosse una persona. Allora, Scrivole per me è fantastico, nel senso che io li umanizzo. Quando l'ho comprato era molto diffidente, veniva un cavallo che hanno sempre montato cavalieri, quindi un po' atteggiamento freddo, nel senso cavallo, grandi categorie, lì nel box, quando servi bene. Io tendo un po' ad umanizzarli, quindi lui è un bambino, nel senso che lui da terra è un pacioccone. Tu lo vedi in box e lo vedi con quegli occhietti, io lo chiamo coniglio perché ha le orecchie piccoline, allora dico un coniglietto, infatti maneggio mi prendono in giro per questo. Poi quando invece lo monti, cambia, diventa un fuoco. Ti chiedo di dirmi una frase in dialetto pugliese stretto e poi ci dirai anche che cosa significa, perché forse non ti capiremo. Allora, non mi sento di dirla in barese, la dico in leccese, perché molte volte si dice anche nelle canzoni, si dice salento, lumare, lusule, luiento, che è quello che rispecchia la nostra Puglia, nel senso che noi siamo persone solari, di famiglia, nel senso accogliamo tutti, un atteggiamento sempre caldo nei confronti delle persone, ed è un po' come sono io nella vita, nel senso non mi piace essere fredda e distaccata, prendo sempre tutto con molto calore. Da così partiamo. Devo dire proprio ciao, sono Roberta, vengo da Arbari. Ok. Quando vuoi, Roberta. Vai. Vado. Ciao, sono Roberta Panza, ho 27 anni, vengo da Bari. Attualmente vivo a Monopoli con il mio fidanzato. La mia vita sono appunto i cavalli. E vorrei fare tanto questa esperienza perché sicuramente mi porterebbe delle marce in più da tutti i punti di vista, sociale, tecniche. Lasciare il cellulare una settimana sarebbe una grande cosa perché avrei meno stress, quindi proviamoci.